sul posto. Secondo quanto si è appreso, l'animale, di proprietà di una scuderia di Montecatini Terme, è fuggito dal recinto finendo in acqua e il personale dipendente della scuderia ha tentato di recuperarlo, ma improvvisamente la piccola imbarcazione, a bordo della quale in quel momento si trovavano 4 persone, si è capovolta. Il giovane, che probabilmente non sapeva nuotare, è colato a picco subito, annegando, e il corpo, ormai privo di vita, è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco arrivati da Livorno. Il laghetto artificiale, in alcuni punti, raggiunge una profondità di circa 8 metri. Vuole restare in silenzio e così il suo avvocato e quanto rende noto Alessandro Albertoni, assolto 2 giorni fa in appello a Firenze al processo per la morte della 20enne genovese Martina Rossi. Ieri l'altro imputato, Luca Vanneschi, a sua volta assolto, aveva rilasciato dichiarazioni alla stampa incontrando la stampa nello studio del suo legale. In un comunicato diffuso stamani e firmato anche dal suo difensore, invitano i mezzi di informazione a prendere atto della volontà degli esponenti a rimanere silenti al di fuori delle sedi giudiziarie istituzionali, rinviando alla irrevocabilità della sentenza pronunciata o pronunciando ogni dichiarazione. È una 20enne di origine somala, è stata aggredita intorno a 1 di stanotte, siamo a Campi Bisenzio, alle porte di Firenze, nei giardini comunali in via Petrarca, da 2 uomini, 21 e 30 anni, che l'hanno insultata e picchiata. Gli aggressori, di nazionalità albanese, residenti in un campo rom a Prato, sono stati arrestati dai carabinieri con le accuse di violenza sessuale e lesioni aggravate. Si trovano rinchiusi nel carcere di Sollicciano. Vespe e ciclomotori d'epoca con documenti contraffatti, sequestrati dalla Polstrada in A11, erano su una bisarca proveniente dalla Campania e diretta in Germania. L'autista è stato denunciato per ricettazione. Vediamo. La polizia stradale di Montecatini Terme, con l'aiuto dei colleghi di Viareggio, ha sequestrato durante un servizio in A11 10 vespe d'epoca e 4 ciclomotori Piaggio, tutti perfettamente restaurati ma con documentazione contraffatta e numeri di matricola ribattuti. L'operazione, denominata Special 2.0, è scattata dopo il controllo di un veicolo bisarca adibito al trasporto di autovetture partito da Napoli e diretto in Germania. L'autista del mezzo, un cittadino campano che alla vista delle pattuglie ha tentato di distogliere l'attenzione degli operatori adoperandosi con fare impacciato in altre operazioni cercando così di eludere il controllo, è attualmente indagato. Gli agenti, insospettiti, hanno effettuato un primo controllo dei documenti della merce trasportata con non poca difficoltà vista la scarsa collaborazione dell'autista. I controlli approfonditi negli uffici della Polizia Stradale di Pistoia hanno poi evidenziato che i documenti accompagnatori, in particolare i certificati di circolazione, sono risultati falsi, così come i numeri di telaio. Una volta giunti in Germania, mercato fiorente per tale merce, vespe e ciclomotori, dopo essere stati ripuliti, sarebbero stati venduti con elevati profitti. Sullo stesso autotreno erano trasportate anche 2 Fiat 500 d'epoca, anch'esse sequestrate, per le quali sono tuttora in corso accertamenti in quanto non autorizzate all'esportazione. Il valore dei beni sequestrati, fa sapere la polizia stradale, ammonta a circa 80.000 euro. L'autista della bisarca è stato denunciato per ricettazione. I carabinieri hanno notificato a Sonia Santi, 34 anni, originaria di Cecina, un provvedimento emesso dalla Procura di Grosseto che dispone la sua carcerazione. Sonia Santi nell'estate scorsa fu individuata insieme a Mirko Meozzi di Massa Marittima come responsabile dell'omicidio del 20enne marocchino Bouaz e il tentato omicidio di un connazionale avvenuto la notte del 12 agosto del 2019 nell'ambito dello spaccio di stupefacenti nei boschi di Filare di Gavorra. E quindi i due furono arrestati dopo pochi giorni di serrate indagini, quindi la donna è tornata in carcere a Firenze, la decisione di fatto conferma l'ordinanza di custodia cautelare del GIP nei confronti proprio della Santi. E minaccia l'amico con un fucile dopo averlo inseguito in auto, denunciato, 40enne di Agliana. Patrizio Ceccarelli.
Carabinieri, venite, venite presto, sono stato minacciato con un fucile. È la richiesta di aiuto che improvvisamente alle 23 circa della scorsa notte è giunta alla centrale operativa dei Carabinieri di Pistoia da un uomo che stava chiamando dalla sua auto da Agliana. In pochi minuti una pattuglia del nucleo operativo radiomobile, individuata la zona, una via isolata nel comune di Agliana, ha raggiunto il luogo da cui era partita la chiamata ed ha trovato due uomini, l'uno di fronte all'altro. Secondo quanto ricostruito dai militari, tra i due, amici da oltre 20 anni, ieri sera, per probabili motivi legati ad aspetti passionali e forse per un bicchiere di troppo, era nata una discussione. Il primo, un cinquantenne originario della provincia di Prato, dopo essere stato ospitato dal suo vecchio amico, un italiano quarantenne, mentre percorreva a bordo della sua vettura la strada che collega il comune di Montale con quello di Agliana, è stato inseguito dall'amico che, utilizzando gli abbaglianti e il clacson, cercava di fargli capire di fermarsi. In quel momento il cinquantenne si è accorto che l'altro imbracciava un fucile. Il tempo di chiamare il 112 e l'inseguimento è terminato pochi chilometri dopo, fortunatamente senza conseguenze anche per gli altri utenti della strada. Il quarantenne, titolare di porto d'armi, secondo la ricostruzione dei militari, avrebbe pensato di risolvere vecchi dissidi emersi improvvisamente la scorsa notte mediante l'utilizzo di una delle diverse armi che legalmente detiene nella sua abitazione. Forse è stata proprio la loro amicizia ad evitare che premesse il grilletto del fucile perfettamente funzionante contro il suo amico. I due si sono calmati solo alla vista dei carabinieri che hanno subito recuperato l'arma successivamente sequestrata. Per il quarantenne artigiano tessile è scattata una denuncia per minaccia aggravata e porto illegale di arma fuori dalla sua abitazione, nonché il ritiro immediato di tutte le altre armi e munizioni in suo possesso. Definita la roadmap per lo stadio a Campi Bisenzio, siamo alle porte di Firenze per il nuovo stadio. Ieri c'è stato l'incontro con Barone e oggi abbiamo intervistato il sindaco di Campi, lo ha intervistato per noi Rachele Campi. Il sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi, non vuole sbilanciarsi, ma l'incontro con Gio Barone, braccio destro del patron della Fiorentina Rocco Commisso, fa sperare nella realizzazione dello stadio a Campi in un'area libera di 38 ettari. Costo del terreno 5 milioni di euro. Se si accantona l'opzione Mercafir, decisamente costosa, e il restyling del Franchi, soggetto ai vincoli della soprintendenza, nel 2022 potrebbero iniziare i lavori e nel 2024 la squadra viola potrebbe già avere il suo stadio. Ieri il primo atto formale. Ma è stato un incontro importante perché seguiva l'atto dichiarato della Fiorentina di aver opzionato i terreni di Viale Allende, quindi era necessario vedersi per definire insieme il percorso, l'iter amministrativo che di fatto, nonostante ci siamo incontrati più volte alla luce del sole con la Fiorentina nei mesi scorsi, parte da ora. Quindi abbiamo definito una roadmap che ci dovrebbe portare a appunto avviare e a implementare l'iter burocratico per la realizzazione dello stadio a Campi. Il club ha bisogno di certezze sui tempi e su tutto quello che gira attorno a un progetto ambizioso, infrastrutture, viabilità, ad esempio la tranvia Firenze-Campi, la fattibilità. Aspetti sui quali sta lavorando il sindaco Fossi in costante contatto con Gio Barone anche nelle ultime settimane. Avanti tutta, insomma, sul modello Bagno a Ripoli, dove sono già partiti i lavori per il primo nuovo centro sportivo. Oggi c'è una certezza che è quella che la Fiorentina appunto ha opzionato quei terreni. La seconda certezza è che parte l'iter amministrativo. Poi io prima di vendere la pelle dell'orso sono abituato appunto ad averlo cacciato, quindi la Fiorentina ha sempre detto che ci sono, e l'ha ribadito anche Commisso nell'ultima sua conferenza stampa, ci sono due opzioni, una è quella Campi, che come si dimostra è un'opzione assolutamente concreta, e l'altra di capire cosa succede sul restyling dei Franchi. Noi abbiamo sempre detto che la nostra è una soluzione a disposizione, non in competizione con Firenze, e quindi se la Fiorentina poi sceglierà i Franchi perché si verificano le ipotesi e le soluzioni migliori, noi naturalmente saremo contenti, perché l'importante è dare alla Fiorentina lo stadio di cui necessita. E dal 15 giugno i parenti potranno andare a incontrare nelle RSA gli anziani, ma l'emergenza coronavirus non è finita, quindi le visite avverranno secondo modalità contingentate nel rispetto delle regole di sicurezza, ma poi anche attraverso dei tablet che oggi
l'assessore regionale alla salute Saccardi ha consegnato, in particolare alla RSA Le Civette e all'acciaiolo di Scandicci. E sempre per il coronavirus, test sierologici gratis ai donatori. Caterina Gonnelli. Test sierologici gratuiti per chi dona abitualmente il sangue e il plasma a partire da lunedì 15 giugno, lo annuncia l'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi, alla vigilia della giornata mondiale del donatore del sangue, che sarà domenica 14 giugno. Dopo gli operatori sanitari, le forze dell'ordine e i dipendenti pubblici che svolgono attività di front office, è stato dunque deciso di inserire i donatori periodici di sangue e plasma tra le categorie che verranno sottoposte al test sierologico per ricostruire la storia epidemiologica del Covid-19 sul territorio toscano. Le associazioni Avis, Fratres e Ampas nelle settimane passate avevano rappresentato al Centro Regionale Sangue e all'assessore Saccardi la necessità di inserire anche i donatori di sangue e plasma tra le categorie soggette al test e a questo scopo si sono rese disponibili per una capillare azione di informazione dei donatori. I donatori periodici prenotati sul sistema Agendona, anche per evitare assembramenti, potranno essere sottoposti al test sierologico nel momento in cui si presenteranno a donare. L'effettuazione del test è su base volontaria. Non si tratta di nessun patentino, un test sierologico negativo indica con un elevato livello di probabilità che l'organismo non è venuto a contatto con il virus SARS-CoV-2, ma non è assoluta garanzia dell'assenza di infezione da SARS-CoV-2. E torniamo a parlare della vicenda Linari e sul futuro degli 8 dipendenti che sono rimasti. Dopo agosto potrebbero arrivare i licenziamenti, c'è la preoccupazione dei sindacati. Vediamo. Beh, noi abbiamo organizzato e promosso questa conferenza stampa perché per la prima volta nella storia di questa vicenda la Regione Toscana non è stata nelle condizioni di poterci ricevere, e che è un'anomalia. Non abbiamo ovviamente rotto il dialogo, ma certamente siamo preoccupati perché c'è una scelta politica a valle, che è quella dell'acquisizione del patrimonio, che abbiamo condiviso e salutato come anche una scelta coraggiosa. Era il mese di gennaio quando la Regione Toscana ha annunciato l'acquisto del patrimonio a Linari, uno dei più grandi archivi fotografici del mondo, testimonianza unica della cultura, del paesaggio, dell'arte e della moda italiana tra la seconda metà dell'Ottocento e la prima metà del Novecento. Costo dell'operazione 4 milioni di euro per 5 milioni di foto in vari formati, documenti, apparecchiature e 200.000 immagini digitali, oltre ai diritti materiali e immateriali. Ma vuoi la burocrazia e l'emergenza sanitaria che ha bloccato trattative in corso? Questa mattina nella sede della Camera del Lavoro a Firenze i sindacati SLC, CGIL Area Vasta e Fistel CISL Toscana hanno voluto approfondire lo stallo della regione sulla vicenda Linari. Dalla prossima settimana infatti la società sarà costretta a disdire i contratti in essere che scadranno entro l'anno e ufficialmente non potranno indicare un referente poiché la fondazione Linari della fotografia non è ancora operativa. Da settembre inoltre potrebbe avviare i licenziamenti per gli 8 dipendenti rimasti. Entro il 15 di dicembre la società sarà in liquidazione per volontà e decisione di chi ha questa facoltà, appunto, di decidere per se stesso come impresa. Noi abbiamo, come dire, guardato avanti dicendo facciamo in modo che la Regione abbia il tempo di fare i passaggi di consegna delle attività attuali, poiché la contrattualistica privata per la dismissione di quei contratti prevede anche preavvisi per non incorrere in penalità di anche di 6 mesi. Dopodiché, se questi cessano e non abbiamo a chi rivolgersi in nome e per conto della Regione o della Fondazione o di chi la stessa Regione potrà indicare, rischiamo di perdere le ultime 8 persone che lavorano, e anziché avere una speranza di rilancio dell'attività per la fruibilità del patrimonio alla cittadinanza, all'università, agli studenti, ci troveremmo a fare il conto, anziché di un recupero, di perdere gli ultimi 8 posti di lavoro. Non ce lo possiamo permettere. La prossima settimana la vicenda Linari potrebbe essere argomento trattato durante il Consiglio regionale. E guardate, questo è un video che ci ha mandato un cittadino, siamo in via Maragliano a Firenze, proprio non è neanche periferia, siamo alle spalle, possiamo dire quasi, della stazione, in questa strada un giorno sì, un giorno no, purtroppo vengono abbandonati i rifiuti in questo modo, in modo molto incivile, guardate lì, proprio in mezzo al marciapiede occupato da questi rifiuti che sono stati lasciati e abbandonati. E parliamo
di arte, morto Cristo, il collezionista Gori, andiamo nella provincia di Pistoia, lo ricorda con amicizia, credimi, dice, vostra dipartita mi sta rendendo realmente più povero. Vediamo. Una lettera aperta per ricordare Cristo, Vladimirov Yavachev, in arte Cristo, scomparso il 31 maggio scorso. A scriverla è Giuliano Gori, fondatore della collezione di arte ambientale alla fattoria di Celle, in provincia di Pistoia, amico di Cristo e della moglie Jean-Claude. Nella sua lettera Gori ricorda una cena a Celle 46 anni fa in cui mostrò a Cristo a sorpresa il filmato della sua ultima grande opera, La Valle Carzan, quando, racconta Gori, vedesti calare il sipario con l'inizio della proiezione, fu così grande il tuo entusiasmo che mi piombasti addosso e rotolammo per terra con piatti e stoviglie frantumati. In seguito si legge ancora: con le nostre care Jean-Claude e Pina abbiamo sviluppato una così affettuosa amicizia che ci ha resi partecipi di ogni reciproco avvenimento che ha segnato il nostro lungo percorso vitale. Gori ricorda poi l'ultimo incontro avvenuto a giugno del 2016, mentre sul lago di Iseo si svolgevano i festeggiamenti per la tua ultima opera in Italia, The Floating Pierce. È con grande emozione, conclude la lettera, che ti penso ora ricongiunto alla tua carissima Jean-Claude, uniti per disegno del destino, nati lo stesso giorno, inseparabili nell'amore e nella creatività artistica. Insieme avete caratterizzato l'intera seconda parte del prolifico XX secolo. Credimi, la vostra dipartita mi sta rendendo realmente più povero. La splendida Celle, e con il telegiornale mi fermo qui. Grazie per averci seguito. Vi lascio a Massimiliano Martini per lo sport. Arrivederci. Una buona serata a tutti. La situazione prevista per domani: alta pressione in temporaneo rinforzo sul Mediterraneo centrale, tuttavia vedete una perturbazione in avvicinamento dalla Francia, dalla Spagna. Ecco la previsione per domani: cielo poco nuvoloso, parzialmente nuvoloso in mattinata, con qualche addensamento in più sui settori centro-settentrionali. Poi nel pomeriggio la situazione va migliorando con residua nuvolosità addossata ai rilievi. Per quanto riguarda le temperature, saliranno decisamente nei valori massimi fino a 25-28 gradi. Uno sguardo a sabato: iniziali condizioni di cielo tra poco nuvoloso e parzialmente nuvoloso, con qualche addensamento in più sul nord-ovest, dove già a metà mattina potrà cadere qualche goccia di pioggia. Poi nel pomeriggio peggioramento più deciso e anche in serata sulle zone centro-settentrionali della regione. Per quanto riguarda le temperature, saranno in aumento nei valori minimi, invece in lieve diminuzione in quelli massimi. Bene, è tutto, vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona serata. Il defunto dove? Da questa parte. Ancora con me, grazie. Grazie. A tutti! Ma che bello, dai! Metto il ciak in campo? No, mettici un bel pallone, così se famo tu tiri. Felicissimi. Domenica, 22:45, Toscana TV. Zanzare? No, grazie. Con Frizzanza ti liberi subito delle zanzare. Info su frizzanza.it. La Fondazione Sandro Pitigliani Onlus, con il suo sostegno economico al Dipartimento Oncologico dell'azienda USL 4 di Prato, ha consentito negli ultimi 35 anni il perfezionamento dell'assistenza nel comprensorio e la creazione di un avanzato centro di ricerca per lo studio del cancro e il sostegno ai pazienti e ai loro cari. Nella prossima dichiarazione dei redditi, destina il 5 per 1000 alla Fondazione Sandro Pitigliani. Aiuta la ricerca applicata nella tua città per regalare un sorriso di speranza.
aziende un unico obiettivo. Sono anni che costruiamo sicurezza per il tuo futuro. Anche in questo momento i tuoi piedi hanno bisogno di noi, podologi, per aiutarti. Campagna informativa a cura di Coordinamento Regionale Toscano, Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione. Anche quest'anno ricordati, puoi aiutare ad aiutare senza spendere nulla, donando il 5 per 1000 delle tue imposte a sostegno dei progetti di Anteas, Associazione Nazionale Tutela Età Attive per la Solidarietà. In Toscana sostieni Anteas, riportando sulla dichiarazione dei redditi il codice fiscale dell'Anteas Toscana. Buonasera e bentrovati a Notizie di Prato TG. Partiamo dalla cronaca con una notizia che riguarda la questura di Prato. Favori a un imprenditore in cambio di regali, è stato arrestato un poliziotto. Ci spiega meglio Nadia Tarantino. Peculato d'uso, truffa aggravata ai danni dello Stato, corruzione e turbativa d'asta sono queste le accuse che oggi hanno portato all'arresto di un vice ispettore in servizio alla questura di Prato, addetto al servizio motorizzazione. L'agente, 55 anni, è stato messo agli arresti domiciliari. Stessa sorte toccata a un imprenditore calabrese di 45 anni che deve rispondere di corruzione e già indagato per stalking in un altro procedimento. Sono stati i carabinieri del nucleo investigativo a eseguire l'ordinanza emessa dal Tribunale di Prato su richiesta della Procura. Al centro del lavoro degli investigatori uno scambio di favori tra i due e i regali, buoni carburante e macchine per caffè che il poliziotto avrebbe ricevuto in cambio dei suoi interventi, consistiti, stando all'accusa, in visure della banca dati delle forze dell'ordine nell'accelerazione del rilascio di passaporti, sia per l'imprenditore che per i suoi amici. Il poliziotto, grazie all'amicizia con il calabrese, avrebbe ottenuto anche la disponibilità di un appartamento nel quale incontrarsi con l'amante. L'indagine è nata in seguito alla denuncia presentata dalla ex fidanzata dell'imprenditore, poi finito sotto inchiesta per stalking. Gli accertamenti sul suo conto hanno consentito agli inquirenti di scoprire che tra le amicizie c'era anche quella con il poliziotto e attraverso ulteriori indagini è emerso lo scambio di favori e la condotta dell'agente che avrebbe utilizzato auto di servizio per faccende personali come acquisti, consegna a conoscenti di merce acquistata online, spostamenti con la moglie e incontri con l'amante. Tra le accuse anche la turbativa d'asta, perché nella sua qualità di tecnico della commissione del servizio riparazione di veicoli avrebbe favorito un carrozziere di Carmignano, rivelando le offerte di altri partecipanti alle gare d'appalto per la manutenzione delle auto della polizia. Il tribunale ha emesso un provvedimento di divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione a carico del carrozziere. 13 arresti in flagranza, 90 clandestini individuati e milioni di mascherine sequestrate. Questo è il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza contro lo sfruttamento del lavoro e le frodi nelle pubbliche forniture di mascherine chirurgiche. Il blitz è scattato stamani.